Beh, il mercato immobiliare italiano vive un momento particolare, nel senso che da una parte si registra per il sesto anno consecutivo un aumento del numero delle compravendite, quest'anno dovremmo chiudere intorno ai 610.000 compravendite, dall'altra però i valori di mercato ancora registrano un meno 0,4% su scala nazionale. Questo secondo noi è dettato dal fatto che c'è un'offerta sul mercato ancora troppo ampia rispetto alla richiesta e secondo noi questo è dovuto al fatto che abbiamo un patrimonio immobiliare in gran parte poco attrattivo e lo è perché abbiamo una redditività purtroppo incerta dovuta a una fiscalità troppo alta e una vetustà del patrimonio immobiliare italiano. Secondo noi è necessario un piano nazionale sull'immobiliare attraverso il quale si agisca su tre ambiti appunto di intervento. Uno è quello della redditività attraverso una riforma organica e strutturale della fiscalità che attraverso la quale se ne preveda un riordino e una riduzione. Il secondo filone riguarda la riforma delle locazioni, è necessario facilitare il reintegro nel possesso per chi non paga l'affitto, è necessario liberalizzare la durata, è necessario consentire agli inquilini di detrarsi il canone di locazione. E il terzo filone è in ambito di rigenerazione urbana e di riqualificazione e efficientamento energetico, è necessaria una strategia nazionale sulle città che anche attraverso il confronto con le migliori esperienze europee possa creare un nuovo modello di sviluppo che sia incentrato sulla sostenibilità ambientale, innovazione tecnologica e riqualificazione urbana, ma attraverso una politica integrata delle visioni tra cui quelle legate alla politica della casa, dei trasporti, della tutela dell'ambiente e della sicurezza. E in ultimo, per attuare questo piano nazionale è necessario istituire, secondo noi, il Ministero per la Casa, una sorta di cabina di regia per la casa, l'edilizia e lo sviluppo immobiliare che possa consentire attraverso il contributo di tutti di far ripartire il mercato immobiliare e quindi l'economia italiana con un beneficio trasversale per gli utenti, la comunità, il mercato e per noi operatori del settore.